E come vi anticipavo, adesso è giunto il momento di dare la linea alla nostra super inviata, Sor Maria Vittoria, che oggi ci porta, pensate bene, nell'infermeria provinciale del nostro convento a conoscere l'ordine delle suore riparatrici del Sacro Cuore. A te, Sor Maria Vittoria. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo nell'infermeria dei frati minori cappuccini. Ecco qua con noi Suor Socorro che ci racconterà qualcosa del suo istituto, delle riparatrici del Sacro Cuore. Grazie Suor Maria Vittoria e buongiorno e pace e bene. Suor Socorro, vorrei sapere chi ha fondato il vostro istituto e qual è la storia di questa fondazione, chi era la madre fondatrice? La nostra fondatrice è Madre Isabella De Rosis, nata il 9 giugno 1842 a Rossano, provincia di Cosenza, in Calabria, dai genitori nobili, dalla famiglia nobile, cioè dal barone Domiziano De Rosis e la baronessa Gabriella Francesca Berlinguere. Quindi una bella famiglia nobile. Sì. E come è cominciata la storia? Come lei ha sentito dentro di sé questo bisogno di aiutare al prossimo? Veramente, come ha scritto Papa Francesco alle religiose, che ogni istituto viene da una ricca storia carismatica, non solo una gloriosa storia da ricordare o da raccontare, ma è una grande storia da costruire. Ai suoi inizi e il suo sviluppo storico da ricordare per ringraziare Dio che ha offerto alla Chiesa tanti doni. Allora, veramente ringraziamo il Signore per questo dono prezioso della nostra vocazione di riparatrice del Sacro Cuore, che la breve storia dell'inizio e sviluppo del nostro istituto è molto lunga, perché la vita di una santa, il carisma di questo istituto e l'amore, la riparazione e la riconoscenza verso il Sacro Cuore di Gesù. Ma voi vi occupate anche dei bambini, avete delle scuole, cosa sì, fate? Allora, a noi il nostro apostolato è l'educazione della gioventù. Quindi avete anche le scuole? Le scuole, sì, sì. Le scuole, anche l'assistenza agli anziani, il cucito, il ricamo, perché questa, la nostra fondatrice, era molto amante di ricamo. Infatti lei, quando ancora da ragazza, si confezionava i paramenti e la biancheria per le chiese poveri e amava queste cose. Suor Socorro, voi qui come sorelle siete in questa infermeria proprio dai padri cappuccini. Io so che voi svolgete un bellissimo servizio qua, discreto, silenzioso, ma molto efficace. Se puoi raccontarci qualcosa di questa esperienza, perché tu da tantissimi anni che stai qua e sei diventata proprio emblematica, ti vediamo tante volte accompagnare i padri anziani in ospedale, a pronto soccorso, quindi sei come una mamma per loro, ti doni cuore e anima. Raccontaci qualcosa di questo servizio. Veramente la nostra presenza qui in infermeria è iniziato nel 1987, quando è stato per aprire l'infermeria provinciale per desiderio di padre Anacleto Miscio, l'economo provinciale allora, d'accordo con il provinciale padre Rofino,
Migliola, Migliola, dico bene, è l'economo della Fraternità di San Giovanni Rotondo, padre Fulgenzio Izzo, che cercavano una comunità religiosa femminile per gestire l'infermeria e assistere i frati anziani ed infermi, come sta scritto nella lapide dell'ingresso, che dice: qui sotto lo sguardo della Madre delle Grazie e presso il cuore di Padre Pio e con fratelli infermi, logorati dagli anni o dalle fatiche affrante, la pietosa Madre Provincia accoglie, nutrisce, riscalda, cura, perché trovano in Dio sollievo nelle loro sofferenze. Ecco il motivo e scopo dei superiori di chiamare la presenza delle suore, perché l'infermeria è il cuore della provincia. E il tabernacolo, direi un tabernacolo vivente dove dimorano questi frati. E voi accompagnate questa, sì, diciamo, questa loro anzianità, questa loro fragilità, no? Con, sì, questo amore che si esprime veramente tutti i giorni. Vediamo come voi anche siete presenti non solo qui nell'infermeria, ma anche nella lavanderia, nella cucina qua, quindi avete un po' questi servizi, no? Sì, dicevo, questo è il tabernacolo vivente dove loro dimorano, su queste frati, queste sacerdoti che hanno spesso la loro vita, erano amministratori della misericordia di Dio. E oltre di questa missione, è veramente una missione preziosa. Oltre di questo, noi curiamo i paramenti del santuario, i paramenti sacri, la biancheria sacra del convento, del santuario, perché era anche questa la cosa della madre fondatrice nostra, che era, amava di aiutare le chiese. Proprio un lavoro discreto, direi, perché, sì, come dicevo già all'inizio, che non si vede molto la vostra presenza, ma è una presenza che sostiene, ecco, sì. Io so in primis perché collaboriamo insieme proprio appunto per la biancheria della Chiesa, per i paramenti, e so quanto amore, quanto dedizione fai per questo servizio. Quindi voi dicevi che avete anche le scuole, ma vorrei sapere anche in quale parti del mondo vi trovate, perché sicuramente vi siete estesi, no? In vari continenti. Mi ci puoi, sì, dire qualcosa su questo? Sì, siamo diffuse qui in Italia, abbiamo 32 comunità, in Venezuela, che sono è stato iniziato nel 1952 in Venezuela, che abbiamo 7 comunità in Venezuela. Nelle Filippine abbiamo 8 comunità nelle Filippine, che è stato aperto nel 1975. In Colombia, Argentina, in India e in Alabama. Oh, che bello, quindi siete abbastanza estesi in tutto il mondo, diciamo, no? Sì. E cosa fate in questi vari continenti? Cosa fate, come fate l'ospedale, le scuole? No, cosa? C'hanno in Venezuela ci stanno le grandi scuole di universitario, anche dalla scuola materna all'università. E nelle Filippine anche ci sono le scuole medie, le elementari e la scuola materna. Quindi educazione, sì, diciamo, sono questi paesi poveri dove non c'è. E anche, sì, le pastorali parrocchiali, queste sono. Mm-hmm. E poi in India, pure in India, mm-hmm, sono la anche scuola. Anche le scuole, sì. E quindi aiutate allo sviluppo culturale proprio della società, perché
Certamente una scuola condotta dalle suore anche radici cristiane, quindi anche l'educazione in un certo modo. Bello, no? Che i nostri fondatori hanno avuto questo carisma da Dio e hanno trasmesso a queste figlie, no? Che siete voi, e adesso in tutto il mondo si fa tanto bene. Sor Socorro, io vorrei ancora farti una domanda, forse anche l'ultima. Per esempio, se fosse una ragazza oggi qua che ci guarda, sarebbe interessata delle suore riparatrici del Sacro Cuore, dove potrebbe rivolgersi, a chi, che contatto potrebbe avere con voi? Diciamo, c'è qualche sito, qualcosa che potrebbe raggiungere per chiedere chi siete, magari se fate dei campeggi vocazionali, qualcosa di questo tipo? E qui a San Giovanni siamo noi le suore che di questo indirizzo dell'infermeria dei frati Cappuccini. Che potete dare informazioni. In Viale Padre Pio, che si possono invece, invece un magari centro vocazionale che avete a livello dell'istituto, non so, siete a Roma, no? A Roma. Quindi c'è un sito che uno si può rivolgere, sito delle suore riparatrici o... Sì. Quindi magari sono, se c'è una persona interessata potete contattare le suore riparatrici del Sacro Cuore, lì troverete tutte le informazioni anche al riguardo di vari ritiri per le ragazze, eccetera. Sull'internet si trova il nostro sito. Sì. Mm-hmm. Grazie, Sor Socorro, veramente è stato un grande piacere a parlare, conversare con te, non solo a livello del servizio che svolgiamo, ma soprattutto di conoscere meglio il tuo istituto religioso, la fondatrice. È quello che fate, perché queste cose ci fanno bene e ci uniscono tra di noi. Grazie, Sor Socorro. Sì. Invito a tutti coloro che ci sentono a pregare per le vocazioni. Ecco, grazie e buona giornata. Grazie a te, Sor Maria Vittoria, grazie Sor Socorro, come al solito molto bella la tua missione speciale nel farci conoscere gli ordini delle suore che vivono il mondo di Padre Pio. Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma ritorniamo subito insieme con i vostri scatti.